Sono arrivata a Lugano. Dirò solo tre parole. The Yarn Shop. Godetevi la vista. Agitata perché adesso tra un pochino incomincerò il mio primo trunk show e devo dire sono emozionatissima. Fare questo piccolo evento per raccontarvi un poco della mia storia come designer e un pochettino quello che si nasconde dietro il mio lavoro, come si svolge, la mia, insomma, un po' della mia giornata, le mie ispirazioni, perché magari poteva essere una cosa interessante per voi. E ho portato anche una serie di capi e per questi capi avrò bisogno di alcune di voi che interattivamente li faranno vedere. Indossati? Certo. Come ho detto prima, no? Le modelle poi non è che se li possono tenere, no? No, io ho portato alcuni capi simbolo. Allora, questo è stato uno dei primi che ho fatto e si chiama Tortellino. Cioè, perché dico che è simbolo questo? Perché in realtà c'è tutto quello che poi verrà. C'è la linea che è semplice, che è essenziale, no? Mi piace molto nel design l'essenzialità, i troppi fronzoli mi danno fastidio, no? Per cui
c'è l'essenzialità, per cui una forma rigorosa, però c'è il dettaglio di questo aumento che è nascosto dentro la trecca. Aspetta che si trova dentro Carten, che è stato il mio primo libro, ma perché anche qui gli aumenti sono nascosti, questa volta non nel pizzo che fa queste fasce e che vedete che, pur essendo diverso tra fascia e fascia, è comunque tutto collegato, no? Qui ci sono le prime coste spezzate che vengono riprese qui. Qui ci sono i fiori che richiamano questo motivo zigzag che viene ricavato anche da qua. Cioè, c'è tutto uno studio. Questa qua è una delle ultime cappette, che è Treviso, e anche qua c'è sempre lo stesso gioco. L'aumento che è, vabbè, qua è molto individuabile, facilmente individuabile, no? Sono questi gettati che decorano tutto lo sprone, e però c'è, come qui, però ancora di più, ci sono questi motivi che sono oramai, come dire, la mia firma, no? Sono i pizzi giapponesi. È lo scialle ginepro fatto con uno dei miei filati. Allora, è preferito perché? Intanto perché è fatto con la Kinu della Ito, che penso che sia uno dei miei filati in assoluto preferiti da sempre. No, un capo estremamente... Io non indosso molto gli scialli perché in realtà non sono una donna da scialle, ma più da stola. Però lo scialle è un capo che veramente può far venire fuori tutta la vena creativa di un designer, no? Infatti vedete questo pizzo è un pizzo, uno dei più difficili. Questo è nel terzo libro, Eufonie tibetane, e giriamo, ecco, è un capo eccezionale, bellissimo, è bellissimo, no? E che cos'ha di bello questo? È un grande rettangolo. È un grande rettangolo che viene poi cucito qui. E dopodiché il bordo viene ripreso e vengono fatte delle semplicissime diminuzioni, no? Quindi basta avere semplicemente un cavo molto lungo, non è niente di tale. Ecco, per piacere. Grazie. L'ho fatta anche aspettare, è in stazione. Terzo tentativo di oggi, questo andrà bene. Siamo da Yarn Shop Lugano e stiamo lavorando allo scialle doppio, che vi farò vedere dopo. Intanto andiamo a curiosare cosa stanno facendo. Lavoriamo doppio! Video della vergogna! Video della vergogna! Cosa? Abbiamo i libri. Siamo non qui c'entra, non c'entra. Per imparare. La prossima volta che torni avremo... Mi stanno allisciando, ma non funzionerà. Non funzionerà. Qui, qui, qui. La tua presenza ha illuminato la nostra
giornata. Mamma, senti la sviolinata. Niente, video della vergogna perché nessuno ha portato. E anche qua. Arretriamo. Nessuno ha portato cose mie, vero? Fugge. Niente, hanno i libri, hanno tutto, sono bravissime. La prossima volta recupereranno, perché per adesso tutte quante, tranne una, prendono due, che non è il 2 italiano però, è il 2 svizzero, che corrisponde tipo al 5, un pochino meglio. Corrisponde al meno 0,002. Quindi malissimo, super insufficiente, certo. La prossima volta, bocciate, però la prossima volta recuperano. Ma le 2 sufficienti? Tutte e due, tranne. Ma non si può fare davanti alla televisione. Questa. Ma come no? Guarda che meraviglia, guarda che bravo. Senti, allora tu, visto che i voti sono andati così male, tu prendi un 6. Un 2,5. No, che 2,5? Un 6. Un 6. Ma tu, Luciana, tu invece un 10 in voti svizzeri. Ecco, va bene, non esiste, ma va bene lo stesso. Sei più, ecco, per cui una si salva. Fiu. Insomma, qua si chiacchiera tanto ma si lavora poco. Si chiacchiera tanto e si lavora poco, molto molto male. In questa stanza siamo molto più silenziose e lavoriamo. Non so se si vede, si parla poco e si lavora tanto. Le tedesche sono più serie. Chiacchierano tanto, non hanno portato nulla di mio, però lavorano bene. Facciamo vedere. Vabbè, allora. A crollare il workshop, possiamo considerarlo finito. Stanno scappando per andare a lavorare a casa come matte e quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.